Io non voglio indugiare troppo, però questa volta abbiamo invitato gli amici della Scala e il Teatro alla Scala, un grandissimo personaggio della musica, della musicologia e della musica italiana, nella persona del professor Enzo Restagno, che come molti sapranno è uno studioso che si divide fra l'attività di critico, musicologo, saggista e quella di organizzatore musicale, perché come voi saprete Enzo Restagno ha curato la direzione artistica dell'importantissima Festival Mito, sia per Torino sia per Milano, oltre ad avere lavorato come organizzatore anche in moltissime altre importanti istituzioni. Come studioso lui ha curato tutta una serie di libri su autori contemporanei, di cui non vi posso fare l'elenco, altrimenti non basterebbe più il tempo per parlare di Ravel, ma soprattutto ha scritto il più bel libro su Maurice Ravel che sia stato pubblicato in italiano e probabilmente anche a livello internazionale. Un bellissimo libro di oltre 600 pagine, edito dal Saggiatore, poi ne ha scritto un altro sui rapporti fra Schoenberg e Stravinsky, e adesso speriamo che esca il suo libro su Debussy, al quale sta lavorando. Io potrei parlarvi del professor Restagno ancora molto a lungo, perché ho avuto l'onore di conoscerlo da tantissimi anni, ma gli lascio la parola non solo perché sa tutto su Ravel, ma perché è anche un grandissimo oratore. Grazie. Grazie caro, io rispondo invece in maniera più informale, perché questo perché per me resta sempre un po' un giovanotto. Siamo concittadini, siamo entrambi torinesi, ma lui ormai da molti anni è milanese, io lo sono diventato un po' per metà, e quando lo incontro mi ricordo tempi in cui eravamo molto giovani, insomma siamo stati colleghi, abbiamo fatto tante cose insieme, e quindi ritrovarsi qui sentendosi presentare con questa cornice sontuosa. È vero che siamo in un posto estremamente importante, in uno dei tempi della musica, però insomma credo che l'amicizia, la confidenza, la cordialità vincono su tutto. E quindi grazie Franco di questa tua accoglienza e a tutti quanti voi. Adesso spero di non deludervi raccontandovi delle cose su Ravel. Perché vedete che, ma io cercherò. Il nostro tema di questa sera sono le due operine, le chiamo operine perché non fanno serata, come si dice in gergo, hanno una durata che sfiora, ma per difetto, l'ora. E quindi bisogna sempre metterci qualcos'altro insieme, oppure metterle tutte e due insieme, cioè l'heure espagnole e l'enfant et les sortilèges. Prima qualcuno mi chiedeva, gentilmente, una gentilissima intervista, mi diceva, ma c'è una, come dire, una bella differenza, perché passa molto tempo tra l'una e l'altra. Sì e no, adesso vedremo un po' come sono andate le cose. Dunque, innanzitutto andiamo in ordine, non so come sarà, in quale ordine saranno rappresentate, se prima l'heure e poi l'enfant et les sortilèges, eccetera. Non si rappresentano molto di frequente queste, e non solo in Italia, e, pur essendo, lasciatemelo dire francamente, due meravigliose cose, sono due grandi capolavori. Per quale ragione? C'è una ragione pratica, sapete? Perché se voi andate a vedere sul cartellone, vedete il cosiddetto cast, la compagnia di canto, insomma, soprattutto nel caso dell'Enfant et les Sortilèges, fa spavento.
un numero di cantanti impressionante, e non sono ruoli secondari dove bene o male prendi un po' un comprimario, eccetera. No, no, sono tutti ruoli importanti, importantissimi, dove bisogna cantare, eccetera. Magari per breve tempo, ma sono estremamente difficili. Quindi, naturalmente, allestire il cast dell'Enfant et le Sortilèges è un'impresa molto onerosa dal punto di vista economico. Ma adesso vi voglio raccontare un po' come è nata la prima di queste due opere, cioè L'Heure Espagnole. Nell'anno 1906, Ravel era nato nel 75 e quindi aveva 31 anni, aveva già scritto, si era imposto all'attenzione del pubblico scrivendo delle cose molto belle, era molto apprezzato, insomma, però a quell'epoca, in fondo, nel 1906, la consacrazione proprio per la celebrità, eccetera, un musicista la raggiungeva attraverso l'opera. Questo non c'è niente da fare. E Ravel, che aveva scritto delle cose, delle pagine per pianoforte stupende, pensate ai Jeux d'eau, oppure un primo lavoro, la Pavane pour une enfant défunte, che circolava in tutti i salotti, tutti si scioglievano davanti alla dolcezza di questa musica, però, insomma, allora lui che fa? Non tanto per la carriera, ma per dare una soddisfazione a suo padre. Il papà di Ravel era un ingegnere molto estroso, un inventore, era di origine svizzera e quindi qualcuno scherzando ha detto che Ravel era figlio di un orologiaio svizzero e di una spagnola, perché la madre effettivamente era spagnola. E questo padre, l'ingegnere Joseph Ravel, che aveva sempre sostenuto con tenacia e con la massima convinzione gli studi musicali del ragazzo, fin da quando era ragazzino proprio, lui manifestò il desiderio di diventare musicista e il padre non lo ostacolò per niente, anzi ne favorì gli studi, la carriera, eccetera. Insomma, questo povero uomo nel 1906 si ammala, cioè gli viene un'emorragia cerebrale, non gravissima, di quelle che ti stendono, insomma, così, anzi abbastanza leggera, e quindi con molto riposo, eccetera, c'è un pochino di ripresa. Ma voi sapete che anche oggi, che sono passati 100 anni e più, 110 anni, guardate che quando arriva un'emorragia cerebrale, insomma, il destino di una persona è un po' segnato, non c'è niente da fare. E allora la situazione si vede, insomma, che quest'uomo declina rapidamente e Ravel vorrebbe dargli la soddisfazione di vedere: papà, guarda, ho scritto un'opera, mi hanno commissionato un'opera. E stava lavorando in effetti a un grosso progetto operistico, pensate, che si sarebbe dovuto chiamare, il titolo in francese, La cloche engloutie, la campana sommersa. Qui ci sono tutti conoscitori profondissimi dell'opera, quindi sapete che La campana sommersa è il titolo di un'opera del nostro Respighi, insomma, no? Sono quelle cose che succedono. E lui aveva cominciato a lavorare, era anche andato avanti parecchio, aveva scritto tante e tante pagine di partitura, però il lavoro andava per le lunghe, non ce l'avrebbe fatta. E allora ripiega, per nostra fortuna, su un progetto più piccolo, più breve, più semplice, su un'operina leggera, che sarà appunto L'Heure Espagnole. E lavora di buzzo buono al punto che nel 1907 è in grado di esibire al papà lo spartito stampato dall'editore Durand di quest'opera, L'Heure Espagnole. L'ingegner Ravel non fece in tempo a ascoltare l'opera perché morirà nel 1908, però ebbe almeno la soddisfazione di vedere stampata, con il marchio della casa editrice più importante di Parigi, quest'opera. E quest'opera deriva da una commedia brillante
molto divertente, maliziosa, qualcuno dice una vicenda un po' boccaccesca, scritta da un certo, adesso è nome completamente dimenticato, ma un certo Frank Nohain, che era un nom de plume per Maurice Étienne Le Grand, che nel 1904 al Teatro dell'Odéon a Parigi aveva fatto mettere in scena questa Heure spagnole. Ravel non la vide in teatro, però la lesse. La lesse e, beh, insomma, vi dico cosa ha detto lui, ecco, vi cito Ravel, sentite un po'. Leggendo L'Heure spagnole di Frank Nohain, ho trovato che quella strampalata fantasia si prestava al mio progetto. In quest'opera molte cose mi seducevano. Mescolanza di conversazione familiare e lirismo ridicolo a bella posta. Atmosfera di rumori insoliti e divertimenti che avvolgono i personaggi di questa bottega d'orologiaio. Infine, il partito che si poteva trarre dai ritmi pittoreschi della musica spagnola. Questa è una dichiarazione che Ravel rese sul Figaro. Questo grande quotidiano parigino aveva l'abitudine, quando andava in scena un'opera nuova, di chiedere al compositore, beh, scrivi un articolo per presentare la sua opera. E infatti Ravel scrive questo. E siamo nel 1911 e 9 anni prima, per esempio, il Figaro fa la stessa cosa con Debussy, dice, Debussy scrive «Perché ho scritto Pelléas et Mélisande?» insomma, e quindi sono documenti preziosi, è la voce del compositore. Ma come mai uno iato di tempo così lungo? Perché nel 1907, come vi ho detto, l'opera era pronta, 4 anni di attesa per Bacco. L'opera andò in scena, vi ho già detto, nell'11, nel teatro dell'Opéra Comique, non all'Opéra. All'Opéra succedono soltanto opere grandi, tragiche, terribili, eccetera. Qui invece ci voleva l'Opéra Comique, che poi, detto entre nous, è questo teatro più piccolo dove sono nati i grandi capolavori dell'opera francese. Perché voi pensate, non so, dalla Carmen, il Pelléas et Mélisande, tutte queste cose qui sono nate all'Opéra Comique, non all'Opéra. All'Opéra facevano Meyerberg, le robacce lì, insomma. Comunque, questo succede, però per spiegare tutto questo c'è una cosa abbastanza simpatica di cui bisogna tener conto. Ravel manda il suo spartito dal 1907 alla commissione di lettura, ma il direttore, che si chiamava Albert Carré ed era un competente, abilissimo sovraintendente, che si intendeva bene di musica, legge questa partitura, una cosa e l'altra, dice no, non se ne parla nemmeno, per carità, ma figuriamoci una cosa così, perché il teatro dell'Opéra Comique era considerato un teatro pour les bonnes familles, cioè per le famiglie per bene della piccola media borghesia, perché si portavano, i genitori portavano le ragazze in età da marito, poi magari si incontrava qualcuno, insomma molti matrimoni, molti fidanzamenti nascevano tra i corridoi e i palchi dell'Opéra Comique. Però quindi ci volevano dei soggetti, non dico proprio edificanti, ma comunque insomma non esagerati. E infatti c'è una testimonianza, adesso non ve la leggo, di Carré, che dice ma come si fa con una cosa del genere, con questo Ramiro che prende le pendole con dentro i maschi, li porta su nella camera da letto di questa signora, cioè la moglie dell'orologiaio, si capisce subito cosa vanno a fare, insomma questo non va bene nel mio teatro. Insomma, per un'unica volta Ravel si fece raccomandare, o meglio fu raccomandato senza che lui lo chiedesse, da una gentile e autorevolissima signora, il cui nome si trova in testa alla partitura perché ne è la dedicataria, una certa Madame Jeanne Croupy. Madame Croupy era la moglie del ministro della pubblica istruzione e della cultura, quindi figuratevi un po'. Era una brava cantante e aveva letto al pianoforte, accompagnata da Ravel, l'opera, e quindi ne era convinta, insomma, della bellezza di quest'opera. E allora ha insistito, poi è bastata una parola di Madame Croupy e l'opera andò finalmente in scena. Che cos'era allora? Io prima ve l'ho accennato un po' troppo in fretta, ma
Adesso vi voglio raccontare un pochino, in un minuto, la trama di quest'opera. Che cosa succede? Il luogo in cui si svolge tutta l'opera è la bottega di un orologiaio, che pensate un po' si chiama Torquemada, niente meno. Torquemada, vabbè, ma dico, ma noi sappiamo benissimo che era un personaggio terribile, eccetera, che viene cantato nell'opera da un tenore, ma un tipo di tenore che da noi non c'è, si chiama tenor trial in francese. Vuol dire che è un tenore tenorino, dalla voce acuta, delicata, ma molto penetrante. Io ho preparato anche qualche piccolo esempio, non ve lo potrò far ascoltare perché non si può, non c'è tempo per tutto, ma c'è un'incisione, quella Deutsche Grammophon diretta da Lorin Mazel, in cui a cantare la parte di Torquemada è il tenore Sénéchal. Io l'ho sentito dal vivo, l'ho sentito addirittura una volta a fare le ore spagnole in forma di concerto alla RAI a Torino, l'avevo programmata io, mi ricordo, per il mio divertimento e quello del pubblico. E questa è impressionante, una vocina piccola che arriva dappertutto, veramente. Questo è il miracolo un po'. Comunque, diciamo, l'opera si svolge nella bottega di Torquemada, che è un orologiaio e quindi è piena di orologi normali, di orologi a pendolo e così via. Ora lui però ha un contratto con il comune di Toledo, che è la città dove si svolge, per cui tutti i giorni, cioè una volta alla settimana, scusate, il giovedì, lui deve uscire per regolare gli orologi della città. E ci vuole un'oretta abbondante per fare questo. La moglie, la signora Torquemada, che si chiama Concepción, ha un'ora di libertà. Si vede che Torquemada come marito era... Ci sono anche delle battute qua e là nel testo dell'opera, come marito forse non era proprio... Insomma, lei ne approfitta per ricevere un amante che si chiama Gonsalve. Ed è lì tutta tesa che aspetta. In quel momento però arriva un carrettiere che arriva perché ha un orologio guasto, si avvicina a Torquemada, gli dice no, ma guarda, adesso devo andare via perché insomma... L'heure officielle n'attend pas. Ecco, l'ora ufficiale non può attendere. E allora, vabbè, dice, però mi aspetti qui, fra un'ora ritorno. E Concepción dice, dannazione, ma come, proprio adesso che deve venire Gonsalve, abbiamo qui questo... Insomma, però ci sono dei begli orologi a pendolo. Allora, la trovata qual è? Quando arriva Gonsalve, dice, infilati in uno di questi orologi a pendolo. Lui si nasconde lì e poi lei dice a questo robusto Ramiro, dice, senta, lei chissà se lei gentilmente volesse portare nella mia stanza sopra questo orologio. E l'altro dice, beh oui, madame, guardi che è un po' pesante. E lui lo prende, lo solleva addirittura sopra la testa per far vedere che è un uomone, robusto, tutto muscoli, e glielo porta su tranquillamente. E la signora si chiude nella sua stanza da letto con l'orologio dentro al quale sta Gonsalve. Dopo un po' si affaccia alla porta inviperita, urlando, dicendo, senta, non va bene questo orologio, va tutto di traverso. Ci sono anche le battute, insomma, vabbè, ma è tutto molto elegante, è detto con grande finezza. Dice, c'est un horloge qui bat de travers. E allora lo venga a prendere e lo riporti giù. Poi è arrivato intanto un vecchio, un maturo seduttore, sapete questi vecchi signori, questo qua è un politico, è il sindaco, si crede importante, gli piacciono le belle donne, insomma un vecchio sporcaccione in altre parole, il quale ha adocchiato da tempo Concepción, perché lei è molto bella, si capisce, e allora comincia a dire, vuoi fare la corte, ma lei non ne vuol sapere. Poi per un certo punto tocca inavvertitamente il tasto giusto. E l'esperienza sa, e lei dice, se sapesse quanto ha ragione, eccetera. Insomma, rimane lì, c'è un momento di indecisione, dice, ma perché no? Entra nell'orologio, con un po' di fatica perché è un panzone, insomma, entra nell'orologio e dice, poi si rivolge, le dispiacerebbe portare, guardi che è molto pesante questo. Ma no, madame, se tu impai, e lo prende di nuovo e glielo porta su. Altra disgrazia. L'arrivato su,
questo qua panzone non riesce a uscire dall'orologio perché con la panza è lì imbrogliato che non esce così. Insomma, un vero disastro. E allora lei, inviperita, chiama di nuovo dall'alto della scala il nostro Ramiro, il robusto Ramiro, e dice: porti via anche questo orologio, un disastro, eccetera, eccetera. Ah, e poi c'è una scena che fra un po' vi farò ascoltare, dove comincia a guardare quest'uomo, dice: ma così però, che perbacco, che facilità, che serenità, sempre sorridente, e che muscoli, e che energia. Per cui a un certo punto gli dirà, lui anzi si rivolge alla signora e dice: signora, mi dica quale orologio vuole che porti su? E lei dice, ma, dice, molto galantemente, dice: vi dispiacerebbe salire nella mia stanza? E lui fa, ma con quale orologio? E lei fa, sans orloge. Una precisazione, sapete tutti forse bene il francese, ma orloge in francese indica la pendola, non questa, questa è la montre, cioè sans orloge. E allora si conclude tutto felicemente. Al ritorno poi gli altri sono rimasti dentro gli orologi, quando torna Torquemada, che lì si vede che è un furbastro, trova questi qui che sono lì imbarazzati dentro gli orologi, eccetera, dice: ma sono entrato per ammirarlo meglio, che bello. Dice: ah, ma allora se vi piace tanto lo comprerete, no? E lì si capisce che Torquemada, insomma, eccetera, è una cosa. Ecco, raccontata così, come vedete, è una fiaba divertente. E io non dico che non lo sia, lo è proprio anche. Però, fin dall'inizio, l'ouverture che noi abbiamo in quest'opera è una ouverture che è inquietante, è una ouverture metafisica, cioè c'è un tema formato da due battute di 5/4, poi una di 3, quindi è un unico tema lungo di 13/4, tutto di semiminime, molto tranquillo, un tema discendente, diatonico, proprio una cosa che però ritornerà spesso così, perché è molto flessibile, quindi serve a caratterizzare qualunque situazione. Ma quello che incuriosisce è che nell'orchestra ci sono anche tre strumenti insoliti, dei bilancieri che sono come dei grossi metronomi, che battono dei tempi molto diversi, 40, 110 e 240 mi pare. E questi si sentono nell'orchestra. Non solo, ma adesso lo ascolteremo, ma a un certo punto noi sentiremo il ticchettio sfasato di questi bilancieri. E guardate che, io lo so perché gliel'ho chiesto, lui mi ha detto di sì, quando Gheorghi Ligeti scrisse il poema sinfonico per 100 metronomi, gli dissi: maestro, ma lei aveva, ma naturalmente aveva in mente questo precedente Insigne. E ci sono questi, c'è questo ticchettio meccanico che si sovrappone, poi ci sono delle campane che entrano, dei campanelli che battono, perché sono tutti gli orologi ammassati in questa bottega con ritmi diversi, quindi c'è una specie di caos ritmico meccanico. E a un certo punto si sente un colpo di frusta, e qualcuno di voi sa sicuramente che una delle ultime opere, uno dei capolavori di Ravel, cioè il concerto in sol per pianoforte e orchestra, parte proprio con un colpo di frusta. Il primo colpo di frusta, Ravello schiocca qui, a metà della ouverture metafisica. E dopo questo colpo di frusta succedono delle cose strane. Ci sono, cioè, degli automi, delle marionette, c'è un soldatino che suona la tromba, c'è un orologio con delle ballerine che girano. Questi strani oggetti, ma cosa ci fanno queste cose? Uno dice, ma perché? Cosa significa questo? È il confronto tra gli esseri umani, che non ne escono molto bene da questa storia, vengono fuori nelle loro, con tutti i loro difettacci, eccetera, eccetera, e invece la perfezione del mondo, vorrei dire atarassica del mondo meccanico, cioè la idealizzazione della marionetta. La marionetta è perfetta, sostiene Heinrich von Kleist in un famoso saggio che, guarda caso, ispira Alexandre Benoist nello stendere
lo scenario per Petrushka, che viene presentata nello stesso anno a Parigi, pochi giorni dopo. Vedete, c'è questa coincidenza di cose, cioè la perfezione della marionetta, secondo la tradizione germanica di Kleist, in Francia è una cosa tutta diversa. Adesso chi è proprio dotto e curioso di queste cose può sapere che nel quartiere del Marais una volta avevano sede degli artigiani bravissimi, uno dei quali famosissimo allora, che si chiamava Vaucanson, che creavano degli automi perfetti. Tant'è vero che Diderot incaricherà Vaucanson di scrivere nell'enciclopedia la voce androide, li chiamavano androidi questi. E quindi ecco che Ravel è preso da questo confronto tra il mondo degli esseri meccanici e quelli vivi in carne ed ossa, e il confronto, come vi ho detto, si risolve complessivamente a favore degli oggetti meccanici. Ma per darvi un'idea, adesso vorrei che ascoltassimo questa ouverture metafisica di cui vi ho raccontato tutte queste cose. Sentite il ticchettio, questi qua sono i metronomi. Sentite che sono tutti spaiati, eh? Delle campane sono tutte fuori tempo rispetto al tema di base. Questo è il magic, eh? A questo momento arrivano gli automi. Avete sentito che però il mondo degli automi a un certo punto tematicamente diventa leggiadro, si sente subito la predilezione di Ravel per questo mondo. Ora, giusto per darvi un'idea, insomma, per farvi sentire il sapore di questa ironia terribile di Ravel, io vi proporrei di ascoltare insieme una scena che è così bella, così completa anche musicalmente, che talvolta viene anche eseguita in forma di concerto. Cioè, dopo il fallimento dei due amanti, che uno non funzionava perché era soltanto lì a inventare dei versi con delle rime strane, e l'altro che non riesce a uscire dall'orologio per il volume eccessivo del suo ventre, la rabbia di questa signora, ecco, è una scena straordinaria in cui c'è un'ironia molto marcata. Sarebbe bellissimo cogliere il senso del testo. Questa signora dice: ma come? Ci sono delle battute che sembrano quasi delle freddure. Dice: je reste chaste pur à côté de l'Estremadure. Pensate a me. Casta e pura accanto all'Estremadura, come se dovesse essere una terra di maschi focosissimi, eccetera, eccetera. Lei le tocca rimanere così, insomma. Quindi la rabbia furibonda di Concepcion, che vede svanire l'occasione. E poi c'è appunto il rimedio inaspettato del facchino, che invece è sorridente, servizievole e sicuramente efficiente in ogni campo. Vogliamo ascoltare questo, per piacere?
rabbia di Concepción. Ha detto la pitoyable aventure, la penosa avventura. L'amante che recita soltanto versi, eh? Signora sta cominciando ad apprezzare le qualità dell'uomo. Sempre sorridente. Che gli esseri umani non fanno una grande figura in quest'opera, eh? L'unico che ne esce bene è Ramiro proprio, ma non, scusate, non perché è quello che poi trionfa e va a letto con Concepción, eccetera, questo sarebbe un gioco da caserma quasi, no, perché quando rimane solo nell'orologeria e vede questi meccanismi, riflette. Pensa, dice, come sono complessi questi meccanismi, eppure il cuore dell'uomo e della donna sono ancora più complessi e forse
rimane un forse in sospeso, come dire, non sono capaci di compiere delle traiettorie così precise e così infallibili. Cioè lui è rimasto con questo dubbio, ha avuto la sensibilità di cogliere qualcosa di questo mondo. Gli altri no, gli altri erano degli imbecilli, cioè degli imbecilli, degli uomini normali, perché poi ci sono delle scene patetiche, Ramiro, poveretto, quando rimane portato giù, chiuso là dentro, non sa più come fare, comincia a lamentarsi, a piagnucolare, ah, come vorrei essere a casa, con le pantofole, eccetera, capite? Altro che le grandi avventure da seduttore, eccetera, eccetera. Questa è l'heure espagnole, che però, vi ripeto, ha questi due lati, che non dovremmo mai dimenticare, da leggerli. Avete notato per esempio che mentre ci sono tutte queste riflessioni, la rabbia di Concepción, sentite sempre la voce del fagotto, che è il double di lei, dei suoi dubbi. I dubbi vibrano ancora di più nella voce del fagotto, e quando c'è qualcosa di magico, di estremo, arriva il controfagotto, è la moda. In Petrusca, quando sta per succedere qualche cosa di miracoloso, pum, arriva la nota del controfagotto come un colpo, non di bacchetta magica, ma di martello addirittura. Il controfagotto e il fagotto diventano gli strumenti ai quali i compositori in questi anni consegnano il mistero. Il tempo è poco, quindi dobbiamo passare all'enfant et les sortilèges. E qui vorrei parlarvi di un personaggio, devo parlarvi di un personaggio che si chiamava Jacques Rucher. Jacques Rucher era un impresario, un direttore artistico, poi diventò direttore dell'Opéra anche a Parigi. Noi gli dobbiamo, per esempio, la costruzione del Teatro des Champs-Élysées, ancora lì com'è a Parigi. Era così geniale, così aperto, così colto, che a lui dobbiamo non solo la costruzione di questo teatro, ma anche l'idea di ambientarci la prima grande stagione dei Ballet Russes con Diaghilev. È lui che ha portato a Parigi tutte queste cose meravigliose, eccetera, eccetera. Ancora oggi, quando andate in Francia a teatro, la cosiddetta platea, non si chiama platea, ma platea è un termine italiano, si chiama corbeille. Voi sapete che per noi il termine corbeille si usa per indicare i fiori, e c'è un'ascendenza floreale, perché quando inaugurò il teatro des Champs-Élysées, lui dispose al fondo, a semicerchio, mi pare 12, credo, 12 bellissime ragazze bionde e 12 brune, esse al fondo del teatro. E qualcuno disse, ah, ma che merveille, c'est comme une corbeille de fleurs, come una, mi capite, no? E da allora, effettivamente, la platea cominciò a chiamarsi corbeille. Nasce da questo fatto. Comunque, Rucher ha scritto anche un bellissimo libro di memorie che non è mai forse stato tradotto in italiano, io non so. È un libro bellissimo, io l'ho lessi tanti anni fa, me lo gustai e moltissimo, con meraviglia proprio. E comunque questo a un certo punto, con la sua bravura, con i suoi meriti, diventa nel 1914, pensate, proprio l'anno in cui comincia la guerra, la Grande Guerra, diventa direttore dell'Opéra di Parigi. La prima mossa che fa, e anche questo vedete l'intelligenza, prende contatto con dei grandi scrittori, viventi ovviamente, per commissionargli dei libretti, che poi eventualmente potrebbero essere trasformati in opere, invitando un compositore, un altro, eccetera, eccetera. E così un giorno chiama Colette e dice, allora, Madame Colette, le piacerebbe, eccetera, scrivere un balletto leggero su un argomento fantastico, eccetera. E Colette dice, oh, ma sì, certo, infinitamente. Anzi, subito, va bene. Insomma, in una settimana Colette scrive lo scenario dell'Enfant et le Sortilèges. Lo porta a Rucher, il quale lo legge e dice, ma per Bacco è proprio bello, andrebbe messo in musica. E cominciò a fare dei nomi di compositori e lei, seria, così, eccetera. A un certo punto dice, ma Ravel, un
grido di giubilo di Colette. Sapete, Colette era molto, molto espansiva. Forse non lo sapete, ma Colette si intendeva molto di musica. Suonava bene il pianoforte e, pensate, cosa rara, nel 1903 fece la critica musicale, fu chiamata a tenere una rubrica di critica musicale su un importante quotidiano parigino che si chiamava Gil Blas. Il Gil Blas chiama come primo critico Claude Debussy. E noi conosciamo le bellissime, meravigliose critiche che Debussy scrive nel 1900. E accanto, no, c'è un'altra rubrica firmata da Colette, che però si firma per la verità come Claudine au concert, perché lei era conosciuta come Claudine per via di tutti i suoi romanzi. Quindi si intendeva bene di musica a sentire il nome di Ravel, che meraviglia, eccetera, e Ruscelli dice, sì, ma guardi che potrebbe durare a lungo, sa? Va bene, non importa, non importa, e insomma passa un po' di tempo, scoppia la guerra, Ravel per la prima volta nella vita chiede una raccomandazione, sempre a Madame Kruppi. Che cosa le chiede? Di essere arruolato per andare a combattere, poverino, perché era piccolo piccolo, era alto 1,54 m, era magro proprio, guardate, e allora lui si era illuso che essendo così leggero lo avrebbero preso in aviazione, pensate. E poi disse, vabbè, non importa, anche come fantaccino, qualunque cosa. E alla fine, tutte le volte la commissione di leva diceva no, 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 non abile, non abile, eccetera. Poi con la raccomandazione di Madame Kruppi, insomma, alla fine lo prendono e fa l'autiere. E lo fa sul serio, trasportando i feriti a Verdun, eccetera. Insomma, l'impegno di Ravel negli anni della guerra è una cosa commovente, meravigliosa, che dice tutto sulla grandezza morale di questo personaggio. Capite che lì gli arriva sul fronte di Verdun, gli arriva questo scenario dell'opera, non gli ha potuto dare, non gli ha dato granché attenzione, insomma, l'ha messo da parte, però un'occhiata ce l'aveva data, perché l'idea rimane lì. Nel 17 Ravel viene congedato per ragioni di salute, era ridotto malissimo, aveva subito addirittura due operazioni, e la cosa più terribile arriva nel 1917, appunto, ed è la morte della madre. Ravel era proprio veramente, oggi diremmo, un mammista, insomma, lo dico col massimo rispetto, perché lui aveva un'adorazione per la madre, viveva con lei, insomma, e questa fu una tragedia dalla quale non si riprese mai. Tant'è vero che negli anni che seguono non riesce a comporre. Qualcuno di voi magari potrebbe alzare la mano e dire non è vero, ha scritto il Tombeau de Couperin, sì, ma quello l'aveva già scritto per pianoforte prima, era soltanto orchestrato, ma poi scrivere qualcosa no, non ce la fa, non se la sente. Allora sta male, malissimo, all'esaurimento. I medici gli consigliano un lungo soggiorno in montagna, parte e va a Megève. La guerra finisce nel 1919, il 27 febbraio, da Megève scrive una lettera a Colette, e adesso ve la leggo. Cara signora, nello stesso istante in cui voi manifestavate davanti a Jacques Rouchet il dispiacere per il mio silenzio, io pensavo, dal fondo delle mie nevi, di chiedervi se volete ancora servirvi di un collaboratore tanto inaffidabile. Lo stato della mia salute è l'unica cosa che mi è possibile addurre. Per lungo tempo ho temuto davvero di non potere fare più nulla. C'è da credere che io stia meglio. La voglia di lavorare sembra tornarmi. Qui non è possibile, ma appena sarò di ritorno, all'inizio di aprile, conto di mettermi al lavoro e di cominciare con la nostra opera. A dire la verità, ci sto già lavorando. Prendo note senza scriverne nemmeno una, c'è il gioco di parole di prendre des notes, che vuol dire degli appunti, prendo note senza scriverne nemmeno una. Penso anche a certe modifiche. Non abbiate paura, non si tratta di tagli, al contrario. Per esempio,
non si potrebbe sviluppare il racconto dello scoiattolo? Immaginate tutto quello che uno scoiattolo potrebbe dire del bosco e i risultati che ciò può dare in musica. Altra cosa, che ne direste della tazza e della teiera in vecchio Wedgwood nero? Sapete che questa famosa marca di porcellane inglesi, il Wedgwood, il più classico, il più antico, è in nero, in porcellana nera. Mentre cantano un ragtime. Confesso che l'idea di far cantare un ragtime da due negri all'Académie Nationale de Musique, questo è il nome dell'opera, il nome aulico dell'opera, mi alletta molto. Osservate come la forma, una sola strofa con un ritornello, si adatti perfettamente al movimento di questa scena. Lamenti, recriminazioni, furore, inseguimento. Mi obietterete, forse che non praticate il gergo negro americano. Io che non conosco nemmeno una parola di inglese, farò come voi, mi arrangerò. Vi sarò riconoscente se vorrete dirmi la vostra opinione su questi due punti e credete, cara signora, alla viva simpatia artistica del vostro devoto Maurice Ravel. A giro di posta, pum, Colette risponde: caro signore, ma certo, un ragtime, ma sicuro, dei negri in Wedgwood. Arrivi pure una terrificante raffica di music hall a spargere al vento la polvere dell'opera. Andate avanti, sono contenta di sapere che pensate sempre al divertimento per mia figlia. Lei è così chiamava il balletto. Disperavo di voi e mi avevano detto che eravate malato. Vi hanno detto che ci sono orchestrine di cinematografo che suonano le vostre affascinanti fiabe di Mamère Loire mentre scorre un film del Far West. Credo che se io fossi un compositore e mi chiamassi Ravel proverei una grande soddisfazione a saperlo. E lo scoiattolo dirà tutto quello che vorrete. Vi piace il duo dei gatti esclusivamente miagolato? Avremo degli acrobati. L'episodio dell'aritmetica non è una polca? Vi auguro buona salute e vi stringo la mano con impazienza. Colette de Juvenal. Beh, sembrerebbe fatto nel 19. E invece l'opera andrà in scena soltanto nel 1925 a Monte Carlo, diretta dal nostro Victor de Sabata. Che cosa è successo? Ravel scrive altre cose in questo periodo. Subito dopo aver detto queste cose, appena torna a casa, scriverà La Valse, e poi scriverà questa meravigliosa suonata per violino e violoncello, e poi scriverà la seconda sonata per violino, insomma, però poi alla fine si riprende e lo scrive. E viene fuori finalmente L'Enfant e Le Sortilège. Ora, però, anche qui bisogna capire che tutto si svolge su due piani, ancora di più di prima. C'è una continuità straordinaria, perché da un lato c'è il racconto, la faccenda, ma questo racconto poi è facilissimo, si dice in due parole. C'è un bambino che è nella sua stanza, che deve fare i compiti, non ha voglia di farli, per niente. Arriva la madre, dopo alcune ore, guarda e dice: allora, bébé, est-ce que tu as fait ton devoir? E lui, no, non hai fatto niente. Allora lo mette in castigo. E poi, con quella frase, adesso non si usano più queste frasi, i genitori sono diventati più malleabili, ma io me lo ricordo ancora, avendo una certa età, che queste sgridate, questi castighi finivano sempre con «e pensa al dolore che hai causato ai tuoi genitori», eccetera. E questo immancabilmente viene detto. Il bambino viene messo lì con il pane secco e una teiera, chiuso a chiave nella sua camera. Il bambino esplode, urla, grida, vuole spaccare tutto, strappa la tappezzeria, se la prende con l'orologio a pendolo, gli toglie il batacchio, e poi fa uno sconquasso terribile, insomma, butta tutto per aria, grida, eccetera. A un certo punto poi, ecco il mistero. Gli oggetti, i mobili, le suppellettili, si animano magicamente. E lui che fa? Si siede su una poltrona,
perché è stanco dopo aver fatto tutto sto casino, dice, ma adesso... E la poltrona si ritrae. E lui dice, ma cosa succede qui? Succede questo, che gli oggetti si animano e cominciano a discutere tra di loro. Però, per capire che entriamo in un'altra dimensione, che l'opera si svolge in un'altra dimensione, qui il concetto chiave è quello del tempo, io adesso vi invito ad ascoltare l'inizio, questa specie di, non è neanche una ouverture questa, è una diafonia di due oboi. Diafonia, attenzione, non è una parola brutta, vuol dire semplicemente sono due strumenti che suonano insieme, ma questi oboi, li sentirete, suonano con degli intervalli, di quarta e di quinta, come se fossero due, l'ho chiamata apposta diafonia, come se fossero due voci modali del Medioevo addirittura, e poi c'è sotto il contrabbasso che fa gli armonici come se fosse veramente la corda di recita, ecco. Questo ha un potere straordinario, adesso ve ne accorgerete, anche ascoltandone poco, ci porta fuori del tempo, ma attenzione, è una diafonia, è musica antica, è un embrione di polifonia, cioè non c'è armonia, non ci sono gli accordi. Allora adesso noi ascoltiamo questo e poi vedrete che quando entra la madre, che chiede al bambino se ha fatto i compiti, con la madre entra una dimensione musicale fondamentale, entra l'armonia, insieme alla mamma entrano gli accordi. Anche questo ha un significato simbolico molto alto. Entrano gli accordi perché la madre è la garante di questo ordine che regna tra le cose. Le cose stanno ciascuna al suo posto, come si deve, vengono accudite, eccetera, eccetera. Quindi lei, che è la garante, si esprime con l'armonia. La sua entrata è sottolineata da una sequela di accordi. Continuano a risuonare la diafonia con i due obe, però quando parla la mamma si sentono gli accordi. E quando il bambino da solo fa tutto sto sconquasso, ormai gli accordi non solo sono scomparsi dalla partitura, ma è scomparso l'ordine che tiene insieme le cose. Questo è fondamentale capire. Le cose sono andate, si entra in un altro mondo, insomma. Ecco, le cose si ridestano magicamente, diventano altro, perché è stato spezzato l'ordine, la coesione che tiene insieme il mondo, rappresentato dal microcosmo di questa casa di campagna, e bisognerà in qualche modo ricostruirlo. Il bambino rompe tutto, ma non ha un altro ordine da sostituire. Ma questo poi lo vediamo alla fine. Adesso sentiamo che cosa succede con la diafonia e il primo ingresso della madre con l'armonia. Sentite che questo ci porta fuori del tempo normale. J'ai pas envie de faire ma page. J'ai envie d'aller me promener. J'ai envie de manger tous les gâteaux. J'ai envie de tirer la queue du chat et de couper celle de l'écureuil. J'ai envie de gronder tout le monde. J'ai envie
dice che vorrebbe mettere addirittura in castigo la mamma, lui. Entra la mamma. Avete sentito gli accordi? Avete sentito come si alternano queste due dimensioni, la diafonia per il bambino e poi la mamma. E adesso poi succede il finimondo col bambino che spacca tutto e il mondo privato di quell'ordine, perché l'ordine delle cose di una casa, una bella antica casa di campagna, come pensava Colette, che aveva nei suoi ricordi la sua casa di campagna bellissima, alla quale ha dedicato in Sidò una descrizione indimenticabile, questi oggetti per dare... Vedete, oggi queste cose sono comprensibili, ma con un po' di fatica, perché abbiamo con gli oggetti un rapporto più rapido, più consumistico, insomma, eccetera, e non siamo più abituati a meditare sul... vorrei dire sull'anima proprio degli oggetti. E allora, per farvi intendere meglio questo, mi servirò di qualcuno che lo sa spiegare assai meglio di me, e vi dico dopo chi è. Si parla al momento dei mobili. Sentite qua. Quando i mobili entravano poco a poco in una casa, man mano che il proprietario li riteneva utili o belli, o sapeva che i suoi genitori, i suoi colleghi, la gente della sua classe e del suo stato sociale avevano l'abitudine di trovarli belli e di ricercarli, la sfumatura di una tenda, la forma di una sedia, gli ornamenti di una pendola non erano cose indifferenti, perché parevano scelte, per così dire, da un'unica persona, e una semplice sedia poteva divenire augusta perché in un certo senso sosteneva col suo gesto immenso il debole braccio d'un uomo. Tutta un'epoca l'aveva portata là. Raccolti intorno ad ogni famiglia, i mobili parevano circondarla con gli strumenti dei suoi piaceri, le immagini dei suoi gusti, i simboli del suo tempo. La casa era come un vestito d'altro genere, meno stretto, ma più duraturo, che in un certo senso modellava a propria somiglianza l'anima dell'individuo insieme alle più vaste anime cui esso partecipa. Ed il mobilio appariva così come una specie di storia, dove l'uno a fianco dell'altro, l'individuo, la professione, la classe sociale, avevano stabilita la loro presenza, fissata la loro vita, espresso il sogno, deposta la memoria. Questo è Marcel Proust, non nella Recherche, ma in Jean Santeuil, quello che è l'abbozzo da cui nascerà poi la Recherche. Ecco, credo che lui l'abbia spiegato veramente meglio di così non si può immaginare. Ecco quello che è l'ordo delle cose, che qui viene chiamato in causa. Questo è l'ordo che viene scompigliato e distrutto dal bambino nei suoi capricci folli, eccetera. E allora bisognerà poi ricostruirlo. Ma nella ricostruzione di quest'ordo il bambino farà un'esperienza. Ecco quindi che giustamente si parla dell'enfant et le sortilège come di un'opera iniziatica, in questo senso simile al flauto magico di Mozart. È un'esperienza alla fine del quale il bambino avrà compreso tante cose e saprà riaffacciarsi poi all'ordine, quello costituito, garantito dalla sua mamma, dopo avere sofferto parecchio, perché naturalmente le cose gli si rivoltano contro. Ma prima vediamo un momento di sorriso, sentiamo cosa si dicono tra di loro la tazza e la teiera. La casa
No, 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 a lei ha saltato quello di prima. Ce n'è un altro prima. Sì. Selezione numero 6 e 7. Ecco. How is your Meg? Rotten. Better head. Come on. Black and costo, black and chic, black, 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 jolly fellow, black. I'm punch, I punch your nose. I punch, I knock out you soon, bitches, black, black, and thick, and frappo was, and frappo was. I bought you, I marmad you. Vedete, questo è il momento divertente nell'interno, poi a un certo punto succede che, seguendo i due gatti innamorati con il loro duetto, il bambino si trova en plein air nel giardino, e nel giardino cominciano i guai per lui, perché tutti coloro che sono stati maltrattati da lui vengono a accusarlo. A cominciare dagli alberi, sulle cortecce dei quali lui ha inciso fortemente con un coltello delle cose, e poi c'è un pipistrello che è stato abbattuto, o meglio, è stato ucciso da lui tirandolo giù così, con quella stupida, come dire, violenza cieca di un bambino incosciente, no? Ce n'è uno più famoso che si chiama Parsifal, che senza saperlo ha tirato giù un cigno con una freccia, insomma... E poi c'è una libellula che canta un valzer malinconico, bellissimo, che è stata separata dal suo compagno perché il bambino l'ha presa, l'ha messa trafitta con uno spillone, eccetera. Insomma, questi tutti quanti insieme arrivano, fanno un coro poderoso di accuse e lui è terrorizzato. E a un certo punto arriva lo scoiattolo. E qui è il culmine della storia. Lo scoiattolo dice... Era in gabbia, naturalmente. E allora il bambino chiede scusa quasi allo scoiattolo, ma dice, sai, ti tenevo lì dentro la gabbia perché per guardare i tuoi begli occhi. E l'altro dice, ah sì. E gli dice, adesso ve lo leggo perché è così bello che cercherò di essere serio, perché vi assicuro che quando scrivevo questo libro su Ravel, tutte le volte che ascoltavo e leggevo questo punto della partitura, poi mi scendevano le lacrime, ma stasera non lo faccio, ve lo garantisco. La vostra presenza mi induce a essere serio.
dice lo scoiattolo, sentite un po'. Se tu, se qu'il reflettait mes beaux yeux, sai tu che cosa riflettevano i miei begli occhi? Le ciel libre, le vent libre, mes libres frères, il cielo libero, il vento libero, i miei liberi fratelli, au bon sûr comme un vol, dallo slancio sicuro come un volo. Regarde donc celle qui reflète mes beaux yeux, tu, e questo è bellissimo, miroitant de larmes, guarda dunque che cosa riflettevano i miei begli occhi, tutti, miroitant vuol dire rispecchianti, insomma, perché moltiplicavano queste immagini, de larmes, cioè le lacrime sono lo specchio dal quale partono tutte queste immagini. Questa è l'immagine. Naturalmente io ve l'ho citata, ve l'ho letta anche, io perfino ho ricordato le mie debolezze sentimentali su questo, perché io credo che ci siano in tutta la musica, almeno del Novecento, pochi punti così intensamente commoventi. Il monologo con lo scoiattolo, vi ricordate la lettera quando lui dice a Colette, ma lo scoiattolo potrebbe dire, eccetera, eccetera. Dice, lo scoiattolo dirà tutto quello che volete, eccetera, eccetera. Sentite che cosa fa, che cos'è la musica qui. E questa è ottenuta con un prodigio di modulazioni, passando da una tonalità all'altra, con una scioltezza magica addirittura, avvicinando tonalità vicine e lontane armonicamente, veramente si schiude un cielo incredibile. Poi, dopo di questo, perché il tempo non ce l'abbiamo ad andare avanti, succede che cade da un ramo di un albero un altro scoiattolo, si fa male, il bambino lo soccorre e allora tutti gli animali accusatori dicono ma no, ma il bambino è bravo, il bambino è buono, fanno, cominciano un coro, l'enfant est bon, eccetera, e non sanno come, hanno sentito che lui aveva sussurrato una parola, maman, e ripetono tante volte questa parola, e alla fine accade il miracolo, siamo di notte nel giardino, si accende dietro una finestra una luce, è la mamma che prende coscienza e l'ordine ritorna, ma il bambino è cresciuto perché è arrivato alla fine del suo percorso iniziatico. E allora adesso vi invito ad ascoltare questo brevissimo esempio con cui concludiamo la nostra chiacchierata, che è quello del monologo dello scoiattolo. Ve lo dedico proprio intensamente e vi invito a tenervelo ben caldo nel cuore. Prego. Ecco, come avete sentito, insomma non dico che uno per questa musica debba proprio sentirsi morire di gioia, ma veramente tocca molto il cuore, il trionfo della natura. E infatti andava di moda negli ambienti degli studiosi di Ravel, mi ricordo a Parigi, li conoscevo tutti, eravamo un po' amici,
e si diceva i più vecchi, quelli che avevano conosciuto addirittura il musicista negli ultimi anni della sua vita, dicevano: ah, mais l'écureuil, cioè lo scoiattolo, c'est Ravel lui-même. È un momento in cui Ravel, che è sempre così contenuto, misurato, sembra proprio aprirci il suo cuore. E lo fa con questa melodia che ha questo slancio infinito. Potrei dirvi anche che questo slancio melodico in qualche cosa vi deve avere ricordato il nostro Puccini. E a differenza degli altri musicisti francesi, primo fra tutti Debussy, ma altri anche molto meno importanti di Debussy, che consideravano il nostro Puccini allora, agli inizi del Novecento, un musicista da poco, c'era un'espressione terribilmente offensiva, se lo incontrassi oggi credo che gli mollerei un ceffone. Reinhard Hahn, amico di Proust, aveva definito la musica di Puccini, ah, dice, ça c'est la musique de concierge, musica per portinai. Cosa volete che vi dica? E invece Ravel aveva una grande stima, un grande rispetto e una grande ammirazione. C'è un altro passo addirittura famoso, ma che non posso farvi ascoltare tutto, quando c'è la scena della princesse, la principessa, eccetera, così. Questo sembra veramente un calco meraviglioso di Puccini, insomma. Quindi, e aveva, lo sappiamo da Manuel Rosenthal, che era suo allievo, andava a casa a lezione e trovava aperta sul leggio del pianoforte la partitura della Butterfly o della Manon o della Bohème, eccetera, eccetera. E questo la dice molto anche di più sulla personalità del nostro Ravel. Insomma, vi ringrazio di avermi seguito con tanta attenzione ed è stato un piacere raccontarvi queste cose.